Allora c'era il boom dell'edilizia e allora sono andato a lavorare nei cantieri, un po' a Cairo, un po' a Savona, un po' a Albisola, fin tanto che poi è morto mio padre. Avevo 20, 24 anni, 23, 24. E allora un mio zio, ha detto alla figlia che era assistente sociale, adesso bisogna che le cerchiamo un posto, un po', guarda se puoi fare qualcosa nella Ferragna. Allora ne assumevano, ha fatto domanda, pochi mesi e mi hanno preso. Mi ricordo il dottor Mallarini, che era il medico della Ferragna, però era anche un dirigente. E mi ricordo che mi ha detto, le stanno assegnando un posto non indifferente. Con la terza media e con un po' di bernoccolo può anche fare un po' di carriera. Era un palazzo di 5 piani. Metà era magazzino prodotti e metà era reparto G. Sempre 5 piani, ma di sale scure, di stesa, di confezioni, era cinema, via. Lì al primo piano c'era questa sala di spedizione, cioè c'erano gli uffici, con una trentina di impiegati. E lì le spedizioni allora erano ancora un po' manuali, diciamo. C'erano delle catene. C'era un piano caricatore sotto, dove i camion andavano retromarcia, caricavano. Al primo piano c'era un salone grosso con tutte catene. Al principio della catena c'era una bilancia con una signorina che scriveva cosa uno metteva nelle casse. Allora queste catene andavano tutte poi a finire giù al piano caricatore. E lì dividevano per ogni spedizione. E lì era un formicaio. Al secondo piano c'era la carta e cartoncino. Al terzo piano c'era la radio e fotomeccanica, non fare così. Al quarto piano c'era cinema. Tutti scatoloni, tutte sale piene di scatoloni impilati. Al quarto piano c'era anche la pubblicità, che io poi. Il primo lavoro proprio, sono andato lì, alla spedizione della pubblicità. Al quinto piano c'era la falegnameria, delle macchine che assemblavano le casse. Le casse arrivavano già semi lavorate, no? E lì montacarichi avanti e indietro. Al principio spedivamo solo roba di. Solo materiale Ferragna, prodotti chimici, fotomeccanica, radio, foto, nastri magnetici, ma rispetto alla Tremme era una cosa un po' ridotta, perché poi con la Tremme c'era materiale per le auto, tutte le carte a vetro, tutta roba abrasiva, perché poi arrivavano i camion delle materie prime, i prodotti chimici, il solfato, il solfito. Poi c'era non so se era una dipendenza Ferragna o una rappresentanza, vicino a Parigi, quasi tutti i giorni un camion o due di materiale. Poi quelli che arrivavano dalla Lombardia, dai tutti i prodotti chimici, perché era una fabbrica chimica. Poi l'argento e poi c'erano gli ordini di spedizione. C'erano gli agenti in tutta Italia che facevano gli ordini, li mandavano a Ferragna e noi spedivamo, ad esempio, 10 posacenere, bandierine Ferragna Color, una donnina P30, un diffusore da 80, in più l'estero, pubblicità anche all'estero, in tutto il mondo. Il magazzino prodotti è una famiglia. Noi siamo stati
bene per 30 anni. La sicurezza, la serietà, no, no. Io posso ringraziare finché campo la Ferragni.